Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Shallas Adventure. Beh ragazzi, sono sempre Alex Shalla, c'è sempre un mondo che ci sta distruggendo letteralmente e appunto oggi ce ne andremo da qui dentro. D'oltretutto, allora ragazzi, per come mi è stato detto nei commenti, mi è stato chiesto di fare il Leja Bow e la pistola, che non so assolutamente come cazzo si chiama. Vediamo un po'. Dovrei avere già un pezzo giù, per cui dopo andremo a prenderlo. Dove cazzo è la pistola? La pistola house, la pistola house. Dov'è, dov'è, dov'è? Non la trovo, ragazzi. Magari voi l'avete già vista e io non la vedo. Eccola qui. La pistola completa si chiama Hunter Underground. Perfetto, niente di particolare. Allora, cominciamo. Prima cosa facciamo la pistola, visto che già abbiamo un pezzo. Eccolo qui. Poi ci servono questo. Ah, magma cream. Allora, ma le slime ce li ho e ci siamo. Non so se abbiamo i blades, però. Eccoli qui. Perfetto. Allora, queste slime vanno bene comunque. Speriamo di sì. Perfetto. E abbiamo questa. Poi, che ci serve più? Due ender pearl e del ferro. Due ender pearl. No, le ender pearl stanno di qui. E del ferro, no, questo è alluminio, questo è iron, perfetto. Sei ferri. No, vabbè, il ferro lo prendiamo perché ci può servire. Non volevo aprire la chest. Facciamo non questo, ma questi. Facciamo uno, due, tre, quattro e cinque. Perfetto, abbiamo fatto un pezzo, un altro pezzo della pistola. Poi ci manca questo qui, che si fa quasi la stessa cosa. Abbiamo bisogno solo di un bottone di stone. Abbiamo della stone? Non credo abbiamo della stone. Perfetto, vabbè. Prendiamo un pezzettino. Andiamo qui. E la mettiamo a cuocere. Poi ci serve un'altra slime. Perfetto. Andiamo a prendere la nostra stone. Perfetto. Mettiamolo qui. Perfetto. Facciamo così perché sinceramente, no, non è così, ma così, che sinceramente già avevo dimenticato come diamine si faceva. Perfetto. No, la spada, non credo che per fare una pistola ci voglia una spada, semplicemente. Perfetto, ultimo pezzo. E adesso prendiamo, dov'è? Eccola qui. Facciamo così e assembliamo il tutto. Speriamo che la slime ball, questa qui, vada allo stesso bene. Perfetto. 1, 2, 3, 4 e 5. No. Questa slime ball non va bene, ragazzi. Abbiamo bisogno dell'altra slime ball. Dove cazzo vado a prendere l'altra slime ball? Io. Vediamo se ne abbiamo qualcuna in giro. Non credo proprio. Cazzo, cazzo, cazzo. Non abbiamo una fottutissima slime ball normale, ragazzi. Ragazzi, ho il Leja Bow. Non so da dove cazzo sia uscito, ma ho il Leja Bow. Abbiamo delle frecce, vediamo un po'. Non abbiamo il... non ho il coso, purtroppo. Che cazzo ci fa un Enderman dentro casa mia? Allora, andiamo a vedere un po' chi possiamo colpire con questo. C'è qualcuno? Vabbè, proviamo con il cretino. Ok, fa doppia freccia, ma ha una precisione a cazzo proprio. Ma che cazzo vuol dire? Vabbè, lo proveremo. La pistola mi serve lo slime. Senza lo slime non possiamo fare niente. Strano però che non abbia uno slime. Veramente, veramente strano. Allora, controlliamo meglio. Qui non c'è, e siamo sicuri. Qui non mi sembra ci sia. Vediamo se c'è un modo per poter fare lo slime. No, purtroppo no. Qui non c'è. Qui non c'è. Qui nemmeno. Qui nemmeno. Andiamo a vedere su. Ciao slime. Tutto a posto? Vaffanculo. Sto slime di merda. Cioè non lo sto slime, ma questo Enderman. Oddio. Piccola confusione. Ci prendiamo la nostra bellissima spada. Che poi voglio provare a inciantare questa e vedere se quale fa meglio.
Ci fottiamo qualche livello e andiamo ad enchantarla. E facciamo. Ci abbiamo Barnena. Gli mettiamo Fire Aspect. No, mettiamo uno. Perfetto. Looting non ci dispiace. Unbreaking pure non ci dispiace. Poi. Beh, penso che per il momento vada bene così. Enchant. Perfetto. Per ripararla a un solo livello, perfetto. Questa qui, 6 livelli, per il momento la lasciamo così. Questo qui vorrei giusto mettere Infinity, ma mi sa che non ce la faccio. No, infatti ci vogliono 11 livelli. Io sinceramente disenchanterei questo. Perché è una pazzia, sinceramente, 150 livelli per togliere gli enchant, cioè per aggiustarlo. Almeno mi enchanto questo. Sperando che sia buono. Flame. No, aspettate, mettiamo prima Infinity. Mettiamo anche Flame, visto che ci troviamo. No, richiede 30. Affanculo, cioè, per un livello. Vabbè, ma ce lo veniamo subito a fare. Allora, abbiamo una freccia? Credo di sì. Andiamo ad ammazzare qualcuno. No, scusa, perché non ce la facciamo? C'ho 10 livelli, che diamine vuoi? Quanto costa Flame? Ah, 11, ok. Dammi il mio bellissimo arco. Perché? Ma. Ah, ok, è l'enchanted table, ok. Perfetto. Comunque, ragazzi, ci dobbiamo spostare assolutamente via da qui. Perché si sta distruggendo piano piano tutto. Ci serve un qualsiasi mostro. Un qualsiasi mostro. Eccoli qui. Proviamo prima cosa quanti danni fa. Oh, 25, cazzo. Buono. Buono davvero. Ok, andiamo a mettere anche Flame, visto che ci troviamo. Che ho fatto il livellino che ci serviva. Allora, devo provare anche la spada per vedere se è forte. Allora, andiamo su. E gli mettiamo Flame. Così da avere tutto quanto. Flame. Enchant. Dovrebbe essere un pochino migliore rispetto a quello di diamante, perché se avete visto abbiamo fatto un bel po' di danni. Lì c'è un creeper che io proverei ad uccidere, sinceramente. Dove cazzo è andato? Eccolo lì. Vediamo un po' che cazzo combina. Grande, 20. E non l'ho beccato con entrambe le frecce, è vero? Allora, ragazzi, visto che ci siamo, magari lo spostamento me lo faccio da solo. Per cui, che cazzo? Chi è che sta bussando? A Zombo, 13. Per la pistola cercherò lo slime. Quando lo trovo lo ammazziamo e prendiamo la slime verde. Per quanto riguarda, voglio provare un po' queste armi. Per cui ce ne andiamo in qualche bel dungeone. Allora, vediamo un po' dove possiamo andare. Ragazzi, arriva un dungeon e riprendo il video fra poco. Eccoci di nuovo qui. Siamo arrivati alla torre dell'altra volta, se vi ricordate. L'avevamo lasciata per andare a vedere appunto il dungeon nuovo, quello là a Vulcano, che è a fianco appunto. Allora, vediamo un po' di vedere quanto diventiamo forti con queste due nuove armi. Vediamo un po'. Allora, cominciamo. Subito subito, vediamo che riusciamo a fare. Come al solito rompiamo sta porta del cavolo, ma mi sa che non ho torce appresso. E infatti non ho torce appresso. Ah, e vabbè, le recuperiamo. Le recuperiamo andando avanti. Ah, ma ce l'ho le torce, madonna, sono pure cieco. Ho trovato 7 diamanti mentre venivo ed è caduta una stella. Allora, mettiamo la torcia qui dentro. Ma ciao, povero zombie in gabbia. Mi fai pena. Per cui ti ucciderò. 7, vabbè, non fa tutto sto danno. Pensavo facesse più danno, vediamo. Vedete, questa fa 8. Questa fa 7. Vabbè, fa 7, 8. Che cazzo è questo? Allora, prima cosa, mettiamo una torcia proprio nel punto in cui dovevo metterla, perfetto. Questa fa 7 di danno, l'altra fa 8, per cui penso che sia meglio questa. Cioè, sia meglio quell'altra. Per cui quella ce la terremo per i boss. Non c'è un cazzo. Qui non c'è nulla. Stranamente, boh, non so che cavolo vuol dire quella cosa, ma ok.
Metteremo una torcia. Lì c'è uno scheletro. Ma io ho una doppia freccia, per cui... Ma che cazzo? Come ho preso fuoco? Non ho capito. Mi sono colpito da solo. Boh. Allora, andiamo avanti. Mettiamo una bella torcia per terra. Lì c'è un creeper e uno scheletro. Sì, ma così è una cazzata, dai. Quest'arco è fortissimo. Perfetto. Andiamo avanti. Cioè, veramente è fortissimo quest'arco. Mettiamo un po' di torce. Perfetto. Rompiamo sto coso che non ci serve assolutamente a niente. Ma i livelli non ci fanno molto, ma molto comodo. Perfetto, ho messo torce a cazzo, me le riprendo. Allora, vediamo un po' qui che c'è. Una cesta. Della roba. Posiamo un po' di roba inutile. No, le essence no. Prendiamo l'oro, gli smeraldi e il copper. Il resto non ci interessa. Qui non c'è un cazzo. Qui... Questo sembra uno di quei dungeon che ho trovato nella Exit in Coppo. Mi somiglia davvero tanto. Ciao ragno. Allora, oddio, gli ho fatto 12 di danno, gli ho fatto il critico. Perfetto, mettiamo una bella torcia, un'altra torcia, ne mettiamo una anche di qua, visto che ci troviamo. Andiamo avanti. Dove cazzo? Qui c'è un altro spawner. Rompiamo. Andiamo avanti. Non c'è assolutamente un cazzo? Sì, non c'è un cazzo. Andiamo avanti. Qui sopra c'è della lava. E noi siamo molto contenti di ciò. Andiamo un secondo qui sopra a distruggere questo. E poi facciamo secco quello scheletro. Vuoi morire? Grazie, molto gentile. Sì, ma sto prendendo fuoco. Ma muori che sei inutile. Muori. Allora, mettiamo una bella torcia qui. Vediamo un po'. Perché qui è chiuso? Rompiamo. Altro spawner. No, vaffanculizzati, vaffanculizza, vaffanculizzati. Niente, eh. Vabbè, vaffanculo a tutti. Uccidiamo lo zombie. Spacchiamo sto coso prima che ne spawnino altri. Mettiamo delle torce per voi, perché sennò non vedete un cazzo. Ciao scheletro. Dove cazzo sei? Non ti vedo. Ma vero, vuoi combattere contro di me? Ma dai, ma davvero? No, ma non è il tuo caso. Perfetto. No, comunque ragazzi, questo arco è qualcosa di eccezionale. Ma muori che sei inutile. Di solito qui sotto ci sono delle ceste. E infatti, qui c'è una cesta. Con del grano. Che cosa ci dovrei fare con una cesta con il grano? Me lo spiega? Io vorrei un cazzo di slime, però. Giusto per fare la pistola. Anche se credo che comunque non lo troverò qui dentro. Questo è sicuro. Nella fornace non ci troviamo assolutamente niente. Andiamo avanti. Qui di solito ci sono le ceste. Perfetto, lì c'è la cesta. Ma ci troviamo un bello slime dentro. No. Che cazzo è questo? Consuma le Ender Pearl. Queste io non le uso, questo non lo uso, questo non lo uso. No, questo ci può servire. Ah, ma abbiamo lo zainetto. Usiamo lo zainetto. Dove non c'ho assolutamente spazio. Semplicemente. Appoggiamo un po' di roba dentro lo zaino. Buttiamo queste pozioni per terra. Poi ho un altro zainetto che è appena uscito. Cominciamo a prendere tutta sta roba che potrebbe essere utile. E buttiamo dentro quello che è inutile. No, le frecce ci servono perché sennò non possiamo sparare. Mangiare ne abbiamo. Questo che cazzo è? Ma è un mantello. Non credo. Non so cosa tu sia. Vediamo un po' se funziona. Clock of Distortion. Ragazzi, se sapete a che cazzo serve sto coso, fatemelo sapere nei commenti. Andiamo avanti, mangiamo. Ciao tizio con l'arco incantato. Ma dove vai? C'aveva knockback.
Andiamo avanti, siamo a livello 20 e non ci dispiace. Andiamo avanti. Scendiamo, andiamo dritto adesso. Dritto dove si va? Sembra che qualcuno ci abbia scavato qui. Ma non c'è niente. Perfetto, riprendiamoci le torce che possono servire, che ce ne ho poche. Non ho del carbone purtroppo. E andiamo giù. Continuiamo, magari troviamo il boss, gli apriamo il sedere al boss e poi chiudiamo la puntata. Perché ci sono sti buchi letteralmente a cazzo? Bah, non saprei. Non ve lo so dire, ragazzi, non ve lo so assolutamente dire. Allora, andiamo avanti. C'è uno stronzo. Ciao! Muori, ma dai! Morto. Facciamo così. Facciamo così. E saliamo. Ah, ci sono dei rumori strani. Ciao, scheletro. No, perché ha tolto la torcia? Perfetto. Riprendiamo la nostra bella arma in mano. Qui c'è un Enderman. Ma che è, una specie di labirinto? No, ma dai, che palle. Allora. Perfetto. Ho dei blocchi? Dimmi che ho dei blocchi da costruzione. No, non ne ho nemmeno uno. Perfetto. Proprio alla grande, insomma. Vabbè, allora faremo così. Rompiamo questo. E blocchiamo il passaggio. Ma dove vai? Che sei una pippa. Mi hai dato fuoco. Oh, zombie particolare, zombie particolare. Mori. Vuoi morire? Grazie, molto gentile. Ma c'è uno spawner qui dietro? Lo so, ragazzi, che non vedete niente. Un attimo solo, metto la torcia. Perfetto. Sì, ma questi mi stanno uccidendo. Eccolo qui lo spawner. Oh, vaffanculo sti stronzi di merda. Uscite, dai. Crepa, dai. Levati dalle sballe. Perfetto. Dove si va da qua? In altri buchi su buchi. Tutti i tasti. Perfetto. Ho beccato il giusto. Ma dai, ma che siete delle pipe, ma che volete fare, ma dai. Muori, che crepa. Perfetto. Andiamo avanti. Qui sopra c'è qualcosa? Della semplice glowstone. C'è qualcosa sotto la glowstone? Non sembra. Ah, un posto segreto. Delle teste di zombie. Non ci interessano. Qui ci sono dei vasi. Continuiamo. Mazza quanta gente. Ma come ti permetti? Ma dai, che sei una pippa. Mandate tutti a fan. Chi cazzo mi ha colpito? Dove diamine sei? Ma mi riesco a bruciare da solo, sono così una pippa. Allora, mi servono dei blocchi. 1, 2, 3 e 4. Mi hai preso il blocco, brutto stronzo. Perfetto, sono tutti morti? No, c'è solo lo zombie. Zombo, vieni qui. Perfetto. Rompiamo la porta. Perfetto. Andiamo qui dentro, chi c'è? Nessuno. Aspettate un secondo, qui dovrebbe esserci delle ceste. Qui da qualche parte, non ne ho completamente idea dove. Ho solo due torce. Questa cosa non mi piace. Qui ho delle frecce e un'altra lampada che non ci interessa. Apriamo qui. C'è qualcuno? No, non c'è nemmeno Sasiccio. Qui c'è qualcuno? No, non c'è nessuno. Apriamo. Facciamo venire lo scheletro. Ma che fai? Ma stai ferma. Sì, ma è abbastanza a cazzo quest'arco comunque. Sarà anche molto forte, però spara a cazzo. So che è doppio, però dai. Un pochino di precisione pure ci vorrebbe. I creeper che esplodono senza che uno gli sta vicino, ma quelli sono dettagli. Eccoli, un boss. Cioè, non è proprio un boss, è un mezzo cretino, però... Comunque...
I suoi danni li fa. Che cazzo? Da dove sei uscito tu? Ma da dove cazzo sei uscito? Ma muori. Allora, questo è quel... Oddio no, la nausea no, dai, la nausea no. Che rompimento, la nausea no. Ma vaffanculo. Perfetto. Dobbiamo mangiare. Oddio no, che palle. Quando finisce la nausea fra 5 secondi. Adesso usiamo anche questo, giusto per sfizio. Perfetto. Ma dai, togliti. Dai che dobbiamo... Abbiamo lo scheletro personale. Ah, l'abbiamo spawnato anche particolare. Grande. Vai, vai. Oh, che cazzo! Ma cosa cazzo è successo? Prima cosa, dove cazzo stanno spawnando questi scheletri? Secondo... Ma che cazzo? Ma sei mio amico, testa di cazzo! Perché mi spari addosso? Sei un cretino. Dammi il cuoricino così che mi curo. La smetti! Ma sei cretino! Vaffanculo, togliamoci dalle palle che questo ci ammazza. Mazza, fortuna che è amico. Ma non si fa manco il cacchio poi, d'oltretutto. Dai, muori. Ma che cazzo è, immune? Vabbè. Ma la smetti! Ma porca di quella miseria. Nemmeno la smette di colpirmi. Dove cazzo è andato a finire? Dov'è l'idiota? Vabbè. Lì c'è un altro stronzo. Vediamo giusto il bottino, ragazzi, e chiudiamo il video. Perché dovremmo essere arrivati alla fine. Non ho una fottutissima torcia. La glowstone non mi basta. Vediamo un po' se abbiamo del carbone. Non credo assolutamente. Ah sì, del carbone ce l'abbiamo. Però ci mancano i bastoncini. C'è del legno qui intorno? Sì, eccolo qui. No, non è legno. Ci servono dei bastoncini. Beh, ragazzi. Ah, no, no, aspetta. Qui dovrebbe esserci del legno. Perfetto, eccolo qui. Giusto per fare due torce. Dovrei avere un'accetta. So come usarla. Butta ste cose che non ci servono. Prendiamo un po' di legna. Perfetto. Buttiamo queste. 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 Perfetto. Facciamo così. E voilà. E facciamo un po' di torce. Perfetto. Buttiamo la carne di zombie. Grazie che non ci serve. Buttiamo anche questo. Così la roba non ci gira in faccia. No, c'è ancora qualcosa che mi gira in faccia. Perché c'è giustamente sta cosa che mi gira. Allora, mettiamo un po' di torce per terra. E voilà. Vediamo un po'. Oh, bene. Ma il nostro scudo dov'è? Oh, non mi ricordo. Cominciamo a buttare... Oh, Nether Quartz Shield. Bene. Buttiamo la roba che non ci interessa. No, questo ci si interessa. Questo sì. Questo no. Questo no. Questo potrebbe, ma non ce ne frega assolutamente un cazzo. Andiamo avanti. Questo sì. Questo sì, questo sì. Poi... Questo sì, questo sì, questo sì. Le torce sì. Questo sì e questo sì. Il resto no. Bullet. Questi dovrebbero essere per la pistola, perché ce le prendiamo. Questa è tutta roba da mangiare. Da mangiare ne abbiamo in quantità assurde. EF, Electric Staff. Questa per esempio non ce l'abbiamo, per cui me la prendo. Ice Staff. Ma sì, prendiamo anche questa. Buttiamo... No, aspettate, ma io ho lo zaino. Ho lo zaino, non ho il zaino. No, come cazzo si dice? Lo zaino. Sì, lo zaino, ok. Gli ingrippi del momento. Vabbè, prendiamo tutto, visto che ormai abbiamo posato tutto in cartella. Prendiamo tutto, tutto, tutto. Anche le selle, ma sì, ma prendi proprio tutto. Qui c'è un altro zainetto. Ormai ce l'abbiamo di tutti i colori, gli zainetti. Prendiamo tutta sta roba da qui. Prendiamoci anche questo, visto che ci troviamo. No, l'arco possiamo anche buttarlo, che non ci serve. Qui che abbiamo lasciato, del ferro, del coal. Perfetto.
Abbiamo preso tutto. Ragazzi, come al solito, lasciate un bel mi piace qui sotto, un bel commentino se avete qualcosa da dirmi, magari anche per qualche nuova sfida. Io torno a casa, ci vediamo nella prossima puntata, come al solito. Iscrivetevi al canale, anzi, vi invito a iscrivervi al canale, non voglio obbligarvi. Per cui ci vediamo nella prossima puntata. Io sono sempre Alex Scialla, ragazzi. Ciao a tutti.